Parliamo del Narcissus, lo spettacolo che è andato in scena per il Festival dell'Eccellenza al Femminile a Genova. Lei ha denunciato sul palco la censura della Lega. Che cosa è capitato? Cos'è successo? È successo che la sera prima dello spettacolo, durante una cena di compagnia, una collaboratrice di Consuelo Barillari, quindi della direttrice artistica del festival, sia venuta nel ristorante in cui stavamo mangiando per dirci che non avremmo potuto mostrare la scena di nudo che c'era nello spettacolo. E diciamo lì la situazione si è fatta un po' confusa, ma quello che è venuto fuori è che c'era stato un attacco al festival da parte di un giornale di destra e che fondamentalmente si temeva che mostrare questa scena potesse creare un ulteriore attacco, potesse creare uno scandalo in questo senso. Quindi è stato un attacco politico, se mi parla di un giornale di destra, puramente politico. Sì, e questo comunque è il modo in cui noi l'abbiamo ricevuta ed è il modo in cui anche ci è stata in qualche modo presentata la cosa. Quindi non tanto come se la direzione artistica avesse un problema con il nudo in generale, anche perché sapevano perfettamente che ci sarebbe stata quella scena, quanto come un problema che era stato sollevato appunto da questo giornale, dalla destra che in questo momento c'è a Genova. E quindi voi che E cosa quindi avete fatto? È andato in scena senza il nudo lo spettacolo, che però era una parte fondamentale. era una parte centrale dello spettacolo, però lì c'era anche tutta una questione per cui appunto una questione di paga di contratto per cui noi non ce la siamo sentita di, non, come dire, di rinunciare alla paga, ma giusto abbiamo pensato che fosse meglio in qualche modo sottolineare quello che stava succedendo. E piuttosto che far vedere lo spettacolo così com'era e poi magari doverci trovare noi da soli isolati a discutere con il festival, mentre in questo modo abbiamo coinvolto sia gli spettatori che erano lì, poi in seguito portando il video anche abbiamo, come dire, coinvolto molte più persone in questo dibattito. È la prima volta che vi capita che una forma d'arte sia stata usata invece come una chiusura politica? A me assolutamente sì, non, tra l'altro non pensavo neanche, insomma, mi è molto scioccato questa cosa perché non me l'aspettavo, non me l'aspettavo nel 2019, non me l'aspettavo a Genova, non lo so, mi ha toccato in questo senso. Dopo la sua denuncia ha ricevuto qualche replica da parte dell'organizzazione, è stato più ricontattato? Proprio silenzio totale, infatti pensavo che ci sarebbe stata una replica da parte del festival che spiegasse in qualche modo questa posizione anche in maniera più chiara, perché poi non è stata spiegata in maniera chiarissima, considerando che io Consuelo Barillari non l'ho neanche mai vista nei 2 giorni in cui sono stato a Genova, lei non si è mai presentata, non è venuta a vedere lo spettacolo, quindi ci aspettavamo anche una risposta da parte del festival che ad oggi non è ancora arrivata. Quindi avete solo E penso che ricevuto una censura pura. esatto, e penso che sia grave perché nel momento in cui viene messa in luce una dinamica che secondo noi è sbagliata, un festival comunque di questo tenore quantomeno dovrebbe rispondere, giustificare, spiegare quello che è successo. Mi piacerebbe che considerando che quello che ci è stato proposto è stata una chiusura, perché noi abbiamo contattato poi Consuelo Barilari, l'ha chiamata proprio personalmente il direttore artistico di Quartieri dell'Arte, che è anche produttore dello spettacolo, chiedendo un confronto su questa cosa e c'è stata una chiusura totale. Quindi a questo punto io quello che posso dire è meglio tardi che mai, però a un certo punto vorrei proporre un'apertura per discutere di questa cosa, per capire qual è il punto di vista del festival? Qual è la posizione del festival rispetto a questa cosa? Quindi lei sarebbe favorevole a un incontro in modo tale da chiarirvi definitivamente? Assolutamente.